Salve a tutti ragazzi e bentornati su MeChTuning. Oggi porto un video veramente innovativo in quanto andrò a dippare la fascia dei fendinebbia del nostro Parolti anteriore. Quindi servirà a smontare ovviamente il paraurti, almeno per me così mi libero di tutte le griglie, dei fendinebbia e quant'altro, così posso incartare bene per fare un lavoro il più pulito possibile. Bando alle ciance, intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, una volta ci siamo tirati giù il paraurti anteriore, possiamo iniziare a smembrarlo, in poche parole, perché togliere i fendinebbia, le griglie e lo scudo. Prima di andare a incartare come al nostro piacimento il paraurti, e andrò comunque a dare una pulita intorno a questa zona così che lo scotch faccia più presa. Una volta pulito decentemente inizieremo a incartare. Come potete vedere ho incartato tutto e ho lasciato scoperta questa parte qui, il fascio laterale dello scudo, qui sotto i fendinebbia e anche una parte qui dietro. Andrò ad applicare della vernice dip nero lucido e poi andrò a dare la finitura opaca. Linea Urapix, Card Italy, vi consiglio sempre questo marchio in quanto mi sto trovando molto bene e è una vernice di qualità, quindi ve lo consiglio, vi lascio ovviamente i link qui sotto in descrizione del loro shop. Quindi andiamo a girare per un minuto e mezzo la bomboletta e poi passeremo la prima mano. Il risultato dopo la prima mano ovviamente leggera di Rapix nero opaco e ho atteso circa 20 minuti per l'esattezza 19, quindi mo che parlo insomma. Comunque il tempo varia tra i 10 e i 20 minuti, quindi io direi sempre di abbondare, quindi 20 minuti va più che bene. E temperatura di applicazione, cosa che non vi ho detto prima, come c'è scritto sulle istruzioni per l'uso, varia tra 20 e 35 gradi, quindi occhio alle temperature, se no potrebbero presentarsi colature. Detto ciò, agitiamo la bomba altre volte, la bomboletta, no, la bomba, e passiamo alla seconda mano. Thank you.
Ok ragazzi, questo è il risultato dopo 6 mani di bomboletta nera, completamente finita ovviamente, sono passate 6 ore, quindi è più che asciutto. Ora andrò ad applicare il trasparente opaco, versione Top Coat Matte HS2K, questo è un'ottima finitura, un ottimo trasparente che andrà a proteggere la nostra verniciatura. E sarà anche da, avrà anche una funzione di antigraffio. Ok ragazzi, il lavoro come potete vedere è venuto veramente bene, sono veramente felice del risultato finale, un nero molto opaco, molto bello per i riflessi che porta. Inoltre in descrizione ragazzi vi lascio il codice sconto in caso voleste acquistare i prodotti che utilizzo io per la verniciatura che potete trovare sullo shop online di Cardippi, da lì trovate tutti i link e il codice sconto nella descrizione. Detto ciò, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, iscrivetevi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, ciao a tutti.